Ciao, io sono Emanuela. Io sono Massimiliano. Benvenuti a casa nostra. Ho 28 anni e sono originaria di Battipaglia. Ho 30 anni, sono marchigiano di Recanati. Per il nostro lavoro non abbiamo bisogno di un vero e proprio ufficio. Infatti, negli ultimi anni abbiamo vissuto in Grecia, Albania. Insomma, siamo dei nomadi digitali. Al momento viviamo a Porto Recanati, in una casa della famiglia di Massimiliano, ma crediamo che sia arrivato il momento di mettere radici. E l'unica città che ci mette veramente d'accordo è Roma. Stiamo cercando un trilocale che sia almeno di 90 metri quadri. In zona San Giovanni, Re di Roma o Porta Latina, che sono le mie preferite e piene di locali. Vero? O Prati, che è la mia preferita. Ma in realtà anche Rione Monti non ci dispiacerebbe. Io sono una plant lover, quindi non posso rinunciare a un terrazzino per me e le mie piantine. Beh, Rione Monti col terrazzino, 6 milioni di euro e ci accontentiamo tranquillamente. Il nostro budget è di 550.000 euro. Come vedete, siamo nella zona stranamente da voi richiesta, perché è una zona super servita, quindi comunque la conoscete. Sì. Avete ovviamente le 2 metri, quindi San Giovanni Re di Roma a pochi passi. Vediamo se la casa rispecchia la zona, se è top anche lei. Come si dice in marchigiano? Annamo, quello è romano? Annamo. Come avete visto, siamo saliti a un secondo piano e ultimo. Ovviamente non c'è l'ascensore perché è un palazzo storico, anche se le scale sono molto dolci. Ok. C'è un terrazzo condominiale molto grande. Si può sfruttare, si può prendere il sole, si può stendere. Comunque è una cosa in più. Oh, e tramite questa prima porta nera... Zona giorno. Che impressioni vi fa? Non avevo capito proprio che fossimo nella zona giorno. Questa è una casa anni 30. La disposizione interna è un po' diversa dalle concezioni nostre. When I wake up in my own pink world, I get up out of bed. È una stanza raccolta, intima, come direbbe il mio collega di su, molto cozy. E voilà! E dietro questa porta viola si nascondeva appunto il bagno viola. Datemi una pillola per il mal di testa, perché con tutti questi colori veramente... Ci troviamo a Porta Latina, qui dietro abbiamo la metropolitana, quindi ragazzi, a questo punto dimenticatevi dell'automobile. Che ne pensate? Wow! Questo appartamento è stato ristrutturato circa 2 anni fa. Qui troviamo questa bella cucina completamente arredata col doppio forno e piani a induzione. Guardate che bella luce che ha questa camera. È vero che siamo a un primo piano, però trovatemi un primo piano così luminoso. Bellissimo. E questo è il vostro balconcino, piccolino, grazioso. Qui una piccola sedia, un tavolino per fare una colazione fugace alla mattina. Sì, cadenda così. Cadenda così. Peccato però per la vista, ecco. Un po' chiusa, palazzi molto vicini. Passando al primo piano. Allora, Prati. Siamo 2 passi dal Tevere, quartiere degli artisti. Palazzo del 1930. La casa è... Nuova. Zona giorno. Se ha trovato lo spazio esterno, guarda, gli strappo un ricciolo. Qui abbiamo una rarità anche in Prati, un bello spazio esterno. Non prendo un capello solo, ne prendo un po', proprio arriccio il dito. Ma mi stai a far paura. Aiuto. E dietro questa porta scorrevole c'è il secondo bagno. Il secondo bagno. C'è quell'area da hotel, forse un po'. Vabbè, quello perché è tutto nuovo. Sì, effettivamente è una casa un po' asettica. No, sai che fai? Ah, che bella! Poi ti spegni perché. Ti sei spenta? Sì, perché non. Ma riaccendete Nadia, per favore. Non emana sensation, non lo so. Visite terminate. Corrado ha presentato un immobile colorato in una delle zone preferite da Emanuela.
Oltre alla posizione, approvati anche il sotto budget e la possibilità del garage. Ma purtroppo due grandi assenti, lo spazio esterno e l'ascensore. Anche l'appartamento di Nadia in una delle aree richieste da Emanuela. Pollice alzato per il living e la camera da letto. Ma la casa è over budget e manca il garage. La soluzione di Blasco è nel rione amato da Massimiliano. La casa è nuova e con finiture di pregio. Il balcone li ha fatti innamorare, ma la seconda camera è piccola e anche qui non c'è il garage. Al suo posto l'over budget.